Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 31, progetto Parco delle Scienze e delle Arti, ex zuccherificio di Foligno, inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Interrogo il consigliere Fora, prego. Grazie, buongiorno alla Giunta e alla Presidente. La premessa, sulla premessa credo che poi ci torneremo in questa seduta, e riguarda la programmazione di tutto il programma di Next Generation UE. Non sfuggirà a nessuno, credo che ne siamo tutti consapevoli, di quanto questa sia un'opportunità storica e probabilmente irripetibile nel medio periodo per cambiare i connotati strutturali della nostra regione, affinché si possa risollevare, rilanciare una regione in cui il declino non inizia dal Covid, inizia da molto prima, ma che evidentemente il Covid ha fortemente peggiorato e aggravato. Sono convinto, e parte della interrogazione verte proprio su questo argomento, su cui credo che poi torneremo, che la Next Generation e la programmazione comunitaria debbano fondarsi strutturalmente intorno alle politiche di sviluppo territoriali e intorno a degli assi di rilancio della nostra economia, ovviamente coerenti con Agenda 2030 e quindi con le filiere dell'economia sostenibile, dell'economia circolare, che intercettino assi di sviluppo anche multiregionali attraverso un protagonismo delle municipalità e dei livelli territoriali. Proprio per questo l'interrogazione parte, diciamo, dal percorso che si è deciso di intraprendere da parte di questa giunta di consultazione del territorio in occasione della definizione del piano regionale che ci è stato consegnato qualche giorno fa, rispetto al quale, con anche qualche, diciamo così, sorpresa, abbiamo assistito al protagonismo di alcuni comuni rispetto ad altri, che hanno prodotto una quantità importante di fascicoli, di progetti presentati alla giunta regionale, su cui poi immagino che la giunta abbia fatto una scelta operando una selezione tra la quantità innumerevole di proposte presentate. Tra questi c'è il Consiglio Comunale di Foligno, che dopo un dibattito in consiglio ha trasmesso alla Presidente della Giunta un dossier di addirittura 8 fascicoli, all'interno dei quali c'è stata, come dire, un forte protagonismo nella programmazione delle attività che il Comune ha ritenuto strategiche per lo sviluppo di quel territorio. Tra tutte queste risulta assente completamente dall'interesse alla programmazione comunale e regionale l'attività legata al Parco delle Scienze e delle Arti. Immagino che tutti sappiate di cosa sto parlando, un progetto che riguarda la possibile valorizzazione e riuso di uno dei beni più importanti di quel territorio, che è l'ex zuccherificio di Foligno. Un progetto peraltro su cui sono stati già spesi importanti soldi pubblici, perché c'è un progetto di fattibilità finanziato per 170.000 euro dal MIUR e per 40.000 euro dalla precedente amministrazione comunale di Foligno. Quindi, diciamo, non si parte da zero, ma da un progetto che ha già ricevuto risorse pubbliche per valutarne la fattibilità, un progetto che risponde almeno a 5 delle 6 missioni previste dall'attuazione del Recovery Plan e che noi riteniamo che possa essere un volano di sviluppo importante non per Foligno, ma per l'intero territorio del centro Italia, relativamente all'esperienza di un parco delle scienze che possa rilanciare flussi legati al turismo scientifico, al turismo congressuale ed altro. Ma non lo riteniamo noi, lo ritengono tutte le associazioni di categoria e le parti sociali di quel territorio, che non ultimo qualche settimana fa hanno rilanciato un lavoro che si sta facendo da molti anni in quell'area di concertazione e condivisione di costruzione di un percorso volto a coinvolgere tutta la comunità locale intorno a un progetto di sviluppo che, come ho detto prima, possa aprire a molte importanti opportunità strategiche. Noi sappiamo, e il motivo dell'interrogazione non è perché non è dentro il progetto, non è dentro il programma del Next Generation, perché sappiamo che, e credo che è noto a tutti, l'area che interessa quel progetto è un'area privata e quindi, come tale, senza un accordo con il Comune di Foligno e la Regione,
difficilmente la regione può decidere di fare delle cose a casa d'altri, la dico male, ma questo è nella sostanza. Peraltro quell'area è sottoposta anche a un rischio idrogeologico e quindi ha bisogno eventualmente di alcuni interventi. Ma la domanda che pongo alla Giunta e alla Presidente è: se la Giunta ha comunque avviato un'interlocuzione con l'amministrazione comunale di Foligno, che ci risulta non aver preso in carico questo progetto né avviato un'interlocuzione con la proprietà per individuare un percorso di fattibilità, ripeto, un progetto che è stato finanziato con soldi pubblici, che ha interessato tutta quell'area con un importante coinvolgimento delle associazioni di categoria, per cui la domanda è se, viste le opportunità del Next Generation UE, la Giunta regionale non intenda prioritario avviare un'interlocuzione concreta con un comune, peraltro espressione della stessa parte politica, su questo progetto, per individuare la possibilità di costruirci un percorso concreto di sviluppo. Grazie. Presidente Tesei, prego. Sì, grazie Presidente. Cercherò di concentrarmi su questa richiesta, anche perché poi nel corso della mia relazione al Consiglio svilupperò più ampiamente il tema del nostro PNRR Umbro e di tutto ciò che riguarda diciamo gli obiettivi e le missioni a cui è diretto. Però per arrivare a rispondere a quanto richiesto dal consigliere Fora, è evidente che devo subito precisare che, come peraltro fatto in commissione, il nostro piano regionale è costituito da linee progettuali verticali per tematiche e localizzazioni precise e progetti orizzontali che possono riguardare più territori e che saranno anche oggetto di interlocuzioni, come è normale che sia, future. Alcune delle linee progettuali orizzontali sono ancora da calare proprio sui territori. Porto per esempio alcune delle misure indicate, attrattori turistico-culturali, per cui sono stati previsti 58 milioni, oasi, parchi e vie del verde, 165 milioni, riqualificazione urbana e abitativa 50 milioni, edilizia scolastica 400, filiera a scarto zero dell'agricoltura 30 milioni, rischio idrogeologico 153, rischio sismico 27, diritto allo studio 38 milioni, aree interne e borghi altri 53. Parlo naturalmente di linee progettuali perché progetti attuativi per poi dopo diventare esecutivi e per diventare alla fine impegni giuridicamente vincolanti, rappresentano un percorso che ci vedrà per forza impegnati nei prossimi mesi e ci dà spazio a riflessioni e condivisioni ulteriori. Come sapete, il piano è stato costruito naturalmente dalla Giunta e dalla Presidenza, dopo un'ampia partecipazione anche dei comuni sopra i 15.000 abitanti, e con la presenza di ANCI attraverso il suo presidente e per tutti gli altri, dei soggetti intermedi, quindi anche ANCI e CALI, in rappresentanza degli altri comuni dell'Umbria, con cui ci siamo incontrati più volte. Tutti hanno potuto consegnare le loro progettualità e in effetti sostanzialmente tutti l'hanno fatto con i vincoli di rispetto delle particolarissime logiche del piano, cui sovrintendente la Regione. Così, nell'ambito di una partecipazione davvero viva dei comuni, lo ha fatto anche Foligno, con progettualità molteplici e interessanti. Sapete benissimo però che il Governo non ha assegnato in via definitiva, anzi non ci ha proprio assegnato un ruolo programmatorio sulle varie missioni, né una quota di riparto dei fondi al momento. Tant'è vero che anche nella presentazione del piano nazionale da parte del Presidente Draghi ieri alla Camera si è fatto riferimento al ruolo attuativo che dovranno avere gli enti locali, regioni e comuni. Però noi abbiamo voluto costruire effettivamente il nostro PNRR Umbria per molteplici ragioni di utilità, sia immediata che futura, e anche avuto riguardo, come ho già avuto modo di dire, ma
alla nuova programmazione 2021-2027. Quello che però voglio evidenziare è che questo nostro piano non è un collage di progetti locali, ma una visione di rilancio dell'Umbria. E in quest'ottica va vissuto senza fare la caccia al territorio del singolo e al singolo progetto di campanile. Non possiamo pensare di seguire una logica anche di ripartizione geografica che non esiste né come impostazione nazionale, dove tutto il paese è e sarà interessato da misure importanti che lo devono riguardare tutto, e con altre focalizzazioni come esiste anche nel piano nazionale. Il progetto del Parco della Scienza di Foligno è un progetto di particolare rilievo e di interesse, che può essere parte e può essere naturalmente oggetto di una considerazione nelle linee progettuali più vaste già presenti nel PNRR dell'Umbria, che sono già evidenti, come ho detto, e che possono trovare sicuramente spazio per un progetto anche di questo genere. Per quanto attiene la location dell'ex zuccherificio, trattandosi peraltro di proprietà privata, come lo stesso consigliere Fora ha tenuto a precisare, questa andrà eventualmente attenzionata, esaminata separatamente e nell'ottica delle possibilità e delle procedure offerte naturalmente dalla legge. Quello che ha detto il consigliere Fora è un fatto noto a tutti. Quella location, l'ex zuccherificio, sono anni che si parla del riutilizzo, della riconversione. Fino ad oggi effettivamente non si è mai concretizzato nulla, quindi sarà sicuramente attenzionata come location, salvo quello che è stato detto e le procedure che dovranno essere viste e attenzionate. Quindi concludo questa mia risposta nel ritenere che non dobbiamo fermarci alla localizzazione di alcune missioni in ottica di campanile, perché questo non è la finalità né del piano di ripresa e resilienza post-Covid nazionale e nemmeno del nostro Umbro. Grazie. Fora, prego. Ma io ringrazio la Presidente, peraltro sottoscrivendo l'80% del suo intervento, lungi da me porre questioni di campanile. Io ho preparato una bozza di risoluzione che anzi chiede alla Giunta di affrontare il PNRR in chiave multiregionale in ottica di sviluppo Centro Italia, quindi figuriamoci se penso che il PNRR debba essere pianificato sul piano localistico, addirittura comunale. Lo pensano evidentemente alcune municipalità che si sono fatte protagoniste di una gran produzione di progetti, il cui rischio è poi dopo di gestire le contingenzazioni di risorse. La interrogazione del Parco delle Scienze ha come ambiente il PNRR, ma interessa la riqualificazione di uno dei beni più importanti di uno dei nostri territori, rispetto al quale ho appreso con piacere che la Giunta intende interessarsi di una cosa rispetto alla quale l'attuale amministrazione del Comune di Foligno, del vostro schieramento politico, ne aveva fatto uno dei primi punti della propria campagna elettorale, che a distanza di 2 anni non ha minimamente attivato nulla, neanche in questa fase di interlocuzione nel PNRR ha segnalato questa esigenza, per cui colgo con spirito positivo che la Presidente oggi abbia confermato che la Giunta intende interessarsi di questo progetto. Io invito gli assessori delegati a spingere affinché il Comune avvii un'interlocuzione seria con la proprietà, che ad oggi non è avvenuto, affinché PNRR o altro strumento economico di qualsiasi genere esso sia serva per finalmente risolvere un problema che dura da 30 anni, e cioè la riqualificazione di una delle aree più importanti di quel territorio. Grazie. Oggetto numero 32, interroga il consigliere Bori, intendimenti della Giunta regionale in merito al potenziamento alle organizzazioni dei servizi consulturali ginecologici della Regione Umbra. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Segnalo che per una regione che è salita agli onori della cronaca in negativo sul tema dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, oggi noi poniamo
la questione del potenziamento e della riorganizzazione dei servizi consultoriali e ginecologici e registriamo l'assenza dell'assessore alla sanità, che dovrebbe rispondere alle nostre domande, e l'uscita dall'aula della Presidente. Ne prendiamo atto. Detto questo, il tema è fondamentale. Io ringrazio l'assessore Morroni, che risponderà con le note scritte dagli uffici. Credo che la questione meritasse un'attenzione diversa, però registriamo anche questo, lo registreranno gli operatori sanitari e le donne umbre. Allora, i servizi consultoriali e i servizi ginecologici sono un tema centrale della nostra sanità. In particolare, noi a volte ne diamo una lettura, una chiave sbagliata. Non sono soltanto opera meritoria e necessaria sul fronte della prevenzione, quindi tutto il tema legato al carcinoma del collo dell'utero e pap test. Non è solo questo. Sono strutture in cui si fa educazione sanitaria, educazione all'affettività, presa in carico delle famiglie. Si fa prevenzione sotto ogni punto di vista, quindi si fa prevenzione, e si fa assistenza, visite, diagnosi e quant'altro. In questo senso noi inseriamo anche il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza, pre e post, in chiave farmacologica e non solo. Ora, in Umbria sono stati creati, costruiti i servizi consultoriali e tutti i servizi legati alla ginecologia, anche ospedaliera. Creati, costruiti, e noi non chiediamo soltanto di mantenerli, perché il rischio ad oggi, con il depotenziamento, le mancate assunzioni, le mancate risorse, le mancate strumentazioni, il rischio è la chiusura di queste strutture. Noi non chiediamo solo di mantenerli, non è una battaglia di retroguardia, noi chiediamo di rilanciare e di dare nuovo spazio alla sanità pubblica su questi temi. Chiediamo di aprire nuove strutture, non solo di mantenere quelle attuali, di potenziare quelle attuali. Il rischio è di svuotare questi presidi che fanno prevenzione, cure primarie, ma anche supporto e sostegno alla donna e alle famiglie. È assolutamente urgente che la Regione Umbria intervenga, non metta da parte il tema o lo tratti nella maniera sbagliata, come aveva fatto lo scorso anno. Serve di intraprendere una serie di azioni che vanno dalla salute sessuale a quella riproduttiva, tema centrale anche per il futuro, il potenziamento degli operatori delle strutture, la formazione degli operatori delle strutture, ma anche una mappatura regionale, e su questo richiamo l'attenzione dell'Aula, una mappatura regionale degli elenchi dei professionisti e dei distretti, delle strutture in cui è possibile fare il percorso di interruzione volontaria di gravidanza, che sta diventando sempre più difficile. In interi comuni, penso quello di Foligno, ci sono solo obiettori. Questo è un tema che non può essere eluso, perché è un diritto della donna. È un diritto della donna l'educazione alla contraccezione, e quindi avere delle strutture che siano in grado di farlo, ma è un diritto della donna anche l'accesso a un diritto sancito dalla legge, che è quello dell'interruzione volontaria di gravidanza, che può essere farmacologico o chirurgica, a scelta degli operatori insieme alla donna. Inoltre c'è il tema dei servizi specialistici all'interno delle nostre strutture ospedaliere, e c'è il tema della scuola di specializzazione che abbiamo la fortuna di avere nell'università e nell'ospedale di Perugia, e non solo, negli ospedali territoriali, in cui va fatta una formazione che educhi a tutte le forme di supporto ginecologico, comprese le interruzioni volontarie di gravidanza. Quindi è necessario fare un passo avanti e un cambio di marcia importante su questi temi, nel territorio e negli ospedali.
Ad oggi non si vede. Noi più volte abbiamo posto il tema, l'abbiamo posto in quest'aula, l'abbiamo posto insieme alle associazioni, l'abbiamo posto insieme al Centro Pari Opportunità. Questo cambio non si vede. A giudicare da oggi, in cui registriamo l'assenza dell'assessore e l'assenza della Presidente, noi temiamo che si cerchi di evitare il problema e che l'emergenza sanitaria venga vissuta anche come un alibi per non affrontarlo. Per cui l'interrogazione su queste questioni che per noi sono prioritarie, ringraziamo l'assessore Moroni che risponderà, però penso che sarà opportuno anche dopo la sua risposta trattarli in altre sedi, perché anche le assenze pesano e molto. Sì, consigliere Bori. Il consultorio familiare rappresenta il punto nodale per la presa in carico della gravidanza fisiologica, nonché il punto di partenza e di arrivo di tutto il percorso nascita. È inoltre il servizio di promozione e prevenzione di riferimento per garantire le cure primarie nell'area della salute sessuale, riproduttiva e psicorelazionale della donna, della coppia e del minore. Svolge un ruolo centrale nell'integrazione sociosanitaria in collaborazione con altri servizi del territorio e dell'ospedale, nonché con istituzioni pubbliche diverse, quali le scuole, le associazioni di volontariato e gli organi giudiziari. La realtà organizzativa che descrive il libro bianco rispetto a sedi consultoriali e personale è ben conosciuta dalla Giunta, tanto è vero che una delle criticità è la forte disomogeneità della distribuzione delle sedi tra le due aziende unità sanitarie locali. Si rilevano inoltre difficoltà nella mancanza di personale sanitario, soprattutto nell'azienda unità sanitaria locale 2. Si sottolinea inoltre che il Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del nuovo piano sanitario regionale all'interno della linea strategica 4, riorganizzazione del nuovo distretto, affronterà anche il tema della riorganizzazione dei consultori familiari, proprio nella consapevolezza del ruolo e della funzione peculiare che essi svolgono. Relativamente poi al riassetto distrettuale, si evidenzia che riorganizzare i distretti non significa tagliare servizi sociosanitari alla popolazione, ma renderli più efficienti e consentire un'ottimizzazione delle funzioni erogate. Tant'è vero che l'esperienza Covid ha evidenziato una debolezza dovuta proprio alla frammentazione dei servizi a scapito anche dell'equità di accesso. Grazie. Consigliere Bori, non so se vuole replicare oppure... Prego. Presidente, a conferma di quanto ho detto, la risposta che registro è una risposta lapidaria, come non poteva essere altrimenti, dato che non sono le deleghe dell'assessore che ha risposto. Registro una risposta lapidaria che purtroppo non tocca i temi che noi abbiamo posto, il potenziamento del personale, il potenziamento delle strutture, l'investimento anche in formazione dei nuovi medici in specializzazione. Siamo tutti d'accordo che i consultori sono il punto di educazione sessuale e riproduttivo, che sono il punto di arrivo del tema della gravidanza e delle nascite. Dobbiamo sapere anche che sono il luogo di educazione alla contraccezione, tema centrale, e il tema è anche il luogo in cui il resto d'Italia e il resto del mondo portano avanti la gestione delle interruzioni volontarie di gravidanza sotto le forme più diverse, come previste dalle linee guida anche farmacologiche. Di tutto questo non registriamo traccia, aumentano però i tanti obiettori di coscienza che ledono il diritto delle donne che ne vogliono usufruire. Quindi questo è un tema che, registrando l'assenza della Presidente, dell'assessore e avendo ascoltato la risposta sommaria
dell'assessore Morroni, noi porteremo in altre sedi, perché qui purtroppo risposte non ne sono arrivate. Grazie consigliere Bori. Ultima question time, risponde interroga il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Morroni. Tempistica di avvio degli invasi sperimentali di entrata in esercizio della diga del fiume Chiascio, sita in località Casanova nel comune di Valfabbrica. Prego consigliere. Sì, grazie presidente. Ho preso con soddisfazione che a distanza di 40 anni dal loro inizio sono stati completati i lavori per la diga di Casanova sul fiume Chiascio e che il Ministero delle Infrastrutture e Direzione Generale delle Dighe ha pertanto rilasciato l'autorizzazione relativa all'avvio della prima fase degli invasi sperimentali propedeutica all'entrata in esercizio della diga. L'attivazione di questo impianto consentirà di dare vita a quella che costituisce un'opera strategica per il sistema irriguo ed idrico dell'Umbria, in quanto i benefici offerti dall'infrastruttura riguarderanno circa la metà della comunità regionale. Questo impianto sarà il settimo in Europa per capacità di invaso, in quanto conterrà 224 milioni di metri cubi di acqua, con una superficie lacustre di 9 km quadrati ed una lunghezza di 20 km, che risponde alle linee guida a livello mondiale per l'ottimizzazione e il corretto utilizzo della risorsa acqua quale patrimonio dell'umanità. L'uso di questa straordinaria, chiamiamola banca dell'acqua, sarà di vitale importanza per l'intera economia della regione, creando un circuito virtuoso intorno alla disponibilità della risorsa idrica, non solo per il rispetto ambientale, ma anche per la fruibilità naturalistica dei sistemi fluviali dell'area, che così resterebbero preservati dagli attingimenti. Tutto ciò premesso, mi preme interrogare l'assessore alle politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale dell'Umbria per conoscere indicativamente quali siano rispettivamente le date di inaugurazione e di inizio attività con l'avvio degli invasi sperimentali e di entrata in esercizio della diga sul fiume Chiascio, sita in località Casanova nel comune di Valfabbrica. Grazie presidente. Vicepresidente Morroni, prego. Sì, grazie presidente. Consigliere Pastorelli, ha effettivamente ragione nel sottolineare l'importanza storica di questa realizzazione che dopo un lungo e anche travagliato per certi versi periodo è giunta ad una tappa decisiva con l'autorizzazione agli invasi sperimentali. È un'opera che presenta per l'Umbria una valenza strategica straordinaria, perché insieme alle altre infrastrutture che già servono il nostro territorio, mi riferisco a Corbara, mi riferisco alla diga di Montedoglio, con questa ulteriore infrastruttura l'intero territorio dell'Umbria è stato posto e sarà posto in una condizione di sicurezza per quanto attiene l'utilizzo della risorsa idrica per i prossimi decenni. I benefici di questa opera sono molteplici, toccano sia gli aspetti connessi al mondo agricolo, per la possibilità di disporre della risorsa idrica che naturalmente si tradurrà in un sensibile potenziamento e rafforzamento della capacità produttiva e della valorizzazione anche dei prodotti dell'agricoltura regionale, di una vasta area del territorio della nostra regione. I benefici si riverberanno anche sul fronte ambientale, visto che potranno interrompersi gli attingimenti che al momento avvengono anche da numerosi corsi d'acqua, determinando situazioni spesso di criticità con riguardo al mantenimento di flussi adeguati da parte dei corsi d'acqua stessi. Quindi benefici ad ampio raggio, opera di importanza storica, si apre una nuova e positiva stagione di sviluppo per il territorio della nostra regione. Per quanto riguarda più nello specifico il programma di incremento dei livelli di invaso, i cosiddetti invasi sperimentali, quindi il programma che è stato approvato prevede 4 cicli di carico e scarico che si protrarranno per un periodo che si aggirerà intorno ai 3 anni e mezzo. Durante questo periodo, al variare dei livelli, saranno effettuate tutte le misure previste
dall'autorizzazione della Direzione Generale Dighe e dal foglio delle condizioni per l'esercizio e la manutenzione, che dovranno attestare l'efficacia dell'intervento. Al termine di tale periodo, se i risultati, come ci auguriamo, saranno valutati positivamente nel senso predetto dalle suddette autorità competenti, verrà rilasciata l'autorizzazione all'invaso fino alla quota 305 metri sopra il livello del mare, che corrisponde sostanzialmente a circa 52 milioni di metri cubi, quindi al di sotto di quella che è la portata massima, come lei ricordava, che si aggira intorno ai 220 milioni di metri cubi. Al momento non si hanno indicazioni per ulteriori incrementi di invaso, che saranno ovviamente condizionati dagli esiti di questa prima fase. Grazie. Consigliere Pastorelli, prego. Sì, no, io ringrazio l'assessore Morroni per l'esaustiva risposta che mi ha dato. Grazie, assessore. Questa è un'opera che ricordiamo tutti e ricorda anche la comunità umbra, ma specialmente la comunità del paese che poi è più interessato, che è quello di Valfabbrica, il quale ha un sogno che magari un giorno, quando ci saranno i tempi, che l'invaso potrà essere quindi riempito e si costituisca, chiamiamolo un lago, questo lago possa prendere anche il nome Lago di Valfabbrica e magari non riportare solo Casanova, che è una piccola località, anzi è un casolare lì del piccolo paesino di Valfabbrica, per poter andare anche in quella direzione di crescita turistica e di sviluppo di uno dei magnifici paesini dell'Umbria, insomma. Quindi sicuramente andremo in questa direzione e dovremo ricordarci anche di questa piccola richiesta della comunità di Valfabbrica. Grazie, Presidente.